Sono state 2 settimane difficili di preparazione, a causa, insomma, di tutte le situazioni contingenti che abbiamo avuto. Ovviamente questa non è una scusa. La squadra era arrivata alla partita con la determinazione di comunque provare a vincere e portare a casa il risultato. Credo che fisicamente siamo stati un po' dominati davanti, sicuramente nei drive, nelle 2 occasioni in cui le zebre hanno segnato e anche nelle 2 o 3 occasioni che abbiamo avuto noi di segnare non l'abbiamo fatto. Per cui dobbiamo analizzare con serenità questa situazione e stiamo già lavorando affinché questo, insomma, migliori per sabato prossimo. È sicuramente un insieme di fattori, il fatto che l'inizio di stagione sia stato spezzato in 2 anche dalla finestra internazionale, i molti infortuni che purtroppo ultimamente stiamo avendo, la contingenza di qualche positivo che abbiamo avuto che non ci ha permesso di scendere in campo con continuità, almeno come squadra. Per cui, insomma, tutta una serie di fattori che stanno pesando. È chiaro che nelle difficoltà dobbiamo serrare le fila e questo è quello che ci siamo detti fin da lunedì, continuare a lavorare di più, ma nella stessa direzione in cui stiamo andando, perché pensiamo sia quella giusta. E piano piano sistemare ogni cosa. No, l'inferiorità numerica no, sicuramente ci mancava un pelo di fisicità in terza linea, ma questa non è una scusa. Credo che dipenda da come fai le cose, da cosa fai e poi devi cercare il motivo per cui non ha funzionato. Il cosa è abbastanza chiaro, è quello che dobbiamo fare da un punto di vista tecnico. Ovviamente il mio lavoro è cercare i mezzi tecnici da dare ai giocatori perché loro siano efficaci, poi ovviamente loro ci devono mettere del loro e in questo forse ci è mancato qualcosina. Detto questo, può succedere di passare accanto a queste prestazioni, non dovrebbe, però i ragazzi hanno capito e ci stiamo lavorando assieme appunto per far sì che sabato sia una partita diversa, soprattutto in questi 2 aspetti del gioco. Per quanto riguarda i lanci di rimessa laterale, purtroppo ci mancavano i 3 specialisti che avevamo, Favretto è riuscito a venire in panchina, insomma, negli ultimi giorni, avevamo solo Gianmarco Lucchesi al lancio, per cui, insomma, è stata una preparazione molto difficoltosa, però credo che comunque avremmo avuto i mezzi e l'opportunità di fare meglio, per cui sono estremamente determinato e fiducioso per la prossima partita. Ma ci stiamo preparando su tutte e 3 le cose, mentalmente siamo coscienti che abbiamo le qualità per giocare meglio, per cui siamo molto determinati, non c'è scoramento o abbattimento, c'è molta, molta delusione per la prestazione, ma non c'è mancanza di fiducia. Da un punto di vista fisico stiamo lavorando altrettanto duramente, è la prima settimana da un mese a questa parte che riusciamo a fare dal primo all'ultimo giorno, per cui riusciamo ad avere un carico fisico adeguato e questo non è poco. Ovviamente non vedremo subito i risultati, però ci servirà sicuramente ad arrivare più pronti e tecnicamente stiamo analizzando quello che magari non ha funzionato nel migliore dei modi e possiamo adattare per darci gli strumenti più idonei per portare a casa la partita. Per cui stiamo lavorando su tutte queste 3 aree e tutte e 3 saranno determinanti sabato prossimo.